Poracci, questo video non volevo farlo, ma alla fine l'ho fatto. Ve lo devo dire, ho di nuovo speso soldi in retro gaming. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza rimorsi. Oggi vi mostrerò parte degli acquisti che ho fatto in quest'ultimo periodo e mi concentrerò in particolare su 4 titoli per DS e 3DS che vanno ad aggiungersi a una collezione che diventa sempre più corposa. Non vedo l'ora di parlarvene perché si tratta di alcune perle e niente male, ma prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro e le mie spese pazze con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, Instagram e Telegram in particolare. Se poi vi sentite particolarmente poracci, potete unirvi al Patreon per finanziare direttamente la realizzazione di questi video, in cambio poi di ricompense esclusive. Vi lascio il link in descrizione. Iniziamo! Quello di oggi sarà un video acquisti che farà emozionare gli amanti dei JRPG e iniziamo subito con Blue Dragon Plus, un titolo che ho sempre snobbato ma che finalmente, ora che sono riuscito a recuperare per una decina d'euro, ho scoperto avere alle spalle una storia molto interessante. Ma prima è necessario fare una piccola ricognizione storica. Probabilmente i più giovani di voi non avranno mai sentito parlare di questa serie. Blue Dragon è in realtà una saga che rappresentò una bella novità nel panorama dei JRPG. Il primo titolo infatti segnò il debutto di Mistwalker, lo studio che poi nel 2011 avrebbe confezionato il capolavoro uscito su Wii, The Last Story. Il gioco fu diretto dal creatore della serie di Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, che per la prima volta metteva la sua firma su una produzione non targata a Square Enix. Se già questo basta a rendere Blue Dragon un esordio importantissimo, in realtà il titolo ricoprì anche un ruolo di rilievo all'interno della libreria Xbox 360, essendo un'esclusiva della piattaforma pubblicata direttamente da Microsoft Game Studios. Con il character design affidato a Akira Toriyama, Blue Dragon aveva l'importante compito di vendere la 360 al pubblico giapponese, tanto che sul suolo nipponico fu proposto in bundle con la console. E nonostante si trattò di un JRPG di certo non rivoluzionario, il gioco di Mistwalker riuscì a fare breccia in un mercato storicamente ostile al marchio Xbox e fu solo l'inizio della collaborazione tra Mistwalker e Microsoft. Ora, perché in passato ho snobbato questo titolo? Perché dal nome ho sempre pensato si trattasse di un porting adattato alle potenzialità del DS, magari con l'aggiunta di qualche contenuto esclusivo. Insomma, un'edizione rivista e corretta, un plus piuttosto che un seguito. E invece, Blue Dragon Plus è a tutti gli effetti il sequel del titolo Xbox 360. La storia infatti comincia esattamente ad un anno dal finale del primo episodio ed esplora le conseguenze generate dall'apertura del nucleo del pianeta. L'eroe Shu ritorna nei panni del protagonista, ma questa volta la struttura di gioco è completamente stravolta. L'impostazione straclassica da JRPG a turni cede il posto a un gameplay da RTS che mi ricorda tantissimo un altro spin-off di una popolare serie di JRPG, Final Fantasy XII Revenant Wings, che, sempre per DS, stravolgeva completamente il gameplay del titolo principale. Insomma, Blue Dragon Plus è un particolare esperimento che tenta di ricreare la magia del gioco su Xbox 360 tramite la riproposizione di cutscene in computer grafica spacca mascella per la console portatile, ma la adatta alle potenzialità del DS. Plus, infatti, può essere giocato esclusivamente tramite la stilo. Sono molto contento di aggiungerlo alla mia collezione, soprattutto in queste condizioni. Il gioco è PAL ITA Triangolo Blu, con tanto di libretto di istruzioni in italiano e completamente a colori, come non se ne vedono più in giro. E arrivati a questo punto, sempre per 10 euro, vi presento Blue Dragon Awakened Shadows, il sequel del sequel, che però questa volta fa capire di essere un gioco diverso già dal titolo. Sebbene anche per questo terzo episodio tornassero i nomi storici coinvolti nella realizzazione della saga, Awakened Shadows mischiava nuovamente le carte in tavola, portando Blue Dragon nel territorio degli action RPG. Altra novità significativa era rappresentata dalla presenza di un editor del personaggio. Per la prima volta nella serie il giocatore aveva controllo diretto di un avatar completamente personalizzabile, mentre i protagonisti del passato, come Shu, erano presenti all'interno del party, ma solo come personaggi controllati dalla CPU.
Come riportato sul retro della confezione, erano presenti anche delle funzionalità online e la possibilità di giocare in multi fino a 3 giocatori tramite la comunicazione wireless. Anche questo titolo è completamente in italiano, ma questa volta il manuale è in bianco e nero. Peccato. Bellissima la pubblicità sul retro delle istruzioni, che ci ricorda come Blue Dragon godesse di una discreta popolarità anche in Italia, grazie a degli adattamenti anime e manga. Ma passiamo alla vera bomba per DS, che mi è costata leggermente di più. Finalmente ho recuperato Golden Sun, l'alba oscura. Molti di voi conosceranno la saga di Golden Sun per i 2 episodi sviluppati da Camelot per il GBA. I primi 2 titoli hanno segnato l'era del Game Boy Advance e hanno dimostrato come anche su console portatile potesse essere trasposta un'esperienza complessa e stratificata come quella di un JRPG senza alcun compromesso. Se Golden Sun e l'era perduta sono dei giochi a dir poco iconici, molto meno conosciuto è l'alba oscura. Il terzo episodio, uscito su DS nel 2010, ad 8 anni di distanza dal predecessore. La storia si ambienta 30 anni dopo gli eventi dei 2 giochi per GBA e vede come protagonisti i discendenti degli eroi conosciuti all'inizio della trilogia. L'alba oscura riusciva a trasportare tutta la grandiosità di Golden Sun in un impianto di gioco in 3D parecchio ispirato e riprendeva tutti gli elementi che avevano caratterizzato i suoi prequel. Ritornano quindi i combattimenti a turni, Jin e la magia sotto forma di sinergia. Purtroppo, quasi un decennio dopo, un gioco del genere ebbe un impatto molto meno marcato sul pubblico dell'epoca. Non si tratta di un brutto titolo, ma semplicemente l'alba oscura fu molto meno rivoluzionario di Golden Sun e del suo seguito, l'era perduta. Poco importa, perché questa edizione è tenuta in modo perfetto, triangolo blu, e presenta al suo interno tutta la manualistica del caso e anche un extra che mi riporta indietro di 20 anni, la mappa del mondo di gioco. Sono questi i bonus che mi fanno letteralmente impazzire e rendono le edizioni fisiche, almeno quelle di un tempo, 100 volte migliori degli acquisti in digitale. E per chiudere, ennesimo acquisto a tema Zelda, anche se in un certo senso minore. Siamo infatti nell'anno che celebra il 35esimo anniversario della serie e piano piano sto recuperando alcuni dei titoli più importanti da aggiungere alla mia collezione. E oggi è il turno di Ocarina of Time nella sua versione 3D per 3DS. Beh, non credo che questo gioco abbia bisogno di presentazioni, tantomeno il suo remake per 3DS. Il titolo era pensato per mettere in mostra le potenzialità della nuova portatile Nintendo, ma conti fatti è un aggiornamento per nulla banale dell'esperienza originale su Nintendo 64. Si tratta di un remake fatto con cura ad opera di grezzo ed oltre ad aggiornare tutto il comparto grafico, tra le tante cose riscriveva in modo molto intelligente l'utilizzo dei menu, garantendo l'accesso rapido a una selezione di oggetti tramite il touchscreen. Un remake che probabilmente supera di gran lunga l'esperienza originale. Peccato che sia relegato al solo 3DS. Questa edizione è pallida. Al suo interno c'è il poster piegabile che fungeva da manuale, ma manca l'inserto dei punti VIP. La cosa che però vorrei recuperare al più presto è la cover dorata che veniva data come bonus ai pre-order. Bellissima! Sono sicuro che molti di voi ce l'hanno, vero? E questo, poracci, era tutto per il video di oggi. Attenzione, perché la prossima settimana arriverà un video aggiornamento sulla mia collezione di giochi per Nintendo Switch. Preparatevi, perché sta diventando enorme. Mi raccomando, come al solito vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se per quest'estate avete recuperato qualche titolo in particolare o se magari conoscevate i titoli che ho aggiunto alla mia collezione. Detto questo, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi do appuntamento a domani per un nuovo video. Io sono il Poro Blu, Michele Oscuro, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Tutto.